Ciao a tutti, ragazzi e ragazze! Nella puntata di oggi dei miei hobby parleremo di libri. Dato che l'altra volta abbiamo parlato di videogiochi, questa volta compensiamo con una buona e sana lettura. Allora, purtroppo, in casa ho pochissimi libri dovuto a un motivo molto semplice: mio padre ha un'allergia particolare alle pagine vecchie e quando dico vecchie, nel senso che se oggi compro un libro tra due, tre, quattro mesi già per la sua pelle sono vecchie, gli me fanno in ritema, si arrossa, si gli gratta, le braccia, tutto il corpo gli fa male, non è assolutamente una cosa grave per carità, però è molto fastidioso. Quindi per il suo bene abbiamo dovuto buttare via tutti i libri che avevamo, tranne qualche rara eccezione, che comunque andranno lo stesso buttati più avanti. A differenza invece dei manga, poi questo lo vedremo quando sarà la puntata sui manga, che quelli vengono proprio confezionati nelle bustine apposite, eccetera, eccetera, che di conseguenza sono ancora nuovi, oltretutto, quindi non creano problemi. E comunque, tralasciando i manga e tornando sui libri, oggi voglio parlarvi dei libri perché, perché allo, per, per, qual, per quanto riguarda me: gusti sono gusti, pensiero è pensiero, questa è una cosa che riguarda me. I libri mi hanno aiutato tanto quanto mi hanno aiutato i videogiochi perché i videogiochi uh, è vero, sei lì che ti, ti muovi te, sei lì che uh, prendi de determinate decisioni, eccetera, 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 ma un libro, nel momento che lo leggi, è vero, è tutto già uh, scritto, quindi non è che puoi lasciare troppo spazio alla fantasia, ma puoi immaginarle i momenti, puoi, puoi anche fantasticarci al, al di fuori di quello che c'è scritto, cioè è, è un mondo veramente bellissimo. Quindi, possibilmente se qualcuno fosse interessato, vorrei anche consigliargli dei libri. Io mh, sono appassionato adesso è un po' di tempo che non leggo più libri per carità, però, mh, una volta ne legge una fracca fino a poco tempo fa, e non è detto che non, non riprenderò tra poco, ho dato con un sacco di tempo libro. Io sono molto appassionato di romanzi storici e fantasy. Questi sono i, i, miei, i miei due chiodi fissi. Allora, come fantasy, ovviamente non può mancare Il Signore degli Anelli, può mancare? No! <ride> Lo Hobbit, Il Signore degli Anelli stesso, eh, il Sermiglio, Ser spero di averlo pronunciato bene perché per me ogni volta è uno scioglilingua improponibile, li ho letti bellissimi, veramente, anzi, onestamente, parlando a, a puro titolo di libro... L'Hobbit, ad esempio, ho preferito addirittura il film che hanno fatto rispetto al libro, che okay, il libro è bellissimo, però tende a essere un po' pesantino, secondo me, mentre il film è stato fatto un po' più svelto. <ride> Quindi, per quanto ho apprezzato il libro, ho preferito il film, in quel determinato caso, ma non è sempre così assolutamente. Anzi, la maggior parte delle volte, quando un film viene tratto da un libro, è il contrario. Però, quelli possono sempre gusti, ragazzi, non stiamo lì tanto a discuterci, perché tanto... Uh, ho, ho letto altri libri ovviamente fantasy di Harry Potter, anche a dirlo, eh, sfiguratevi nei miei tempi. <ride> Licia Troisi, in questo caso sono ancora, è oltretutto confezionato, vedete. <ride> Licia Troisi è stato uno dei miei primi fantasy forse che ho letto, no, no forse i primi no, però comunque l'ho apprezzato tantissimo, non sotto tutti gli aspetti, per carità c'erano alcune cose che magari non mi sono andate a genio, ma nel generale è una bellissima saga. Cioè, che cosa vuoi dirgli? Cioè, che cosa vuoi dirle? È una grande, è una grande. Mm, ho apprezzato tantissimo, che vi consiglio Fantasy ed è un libro gaming. Il signore. I signori delle tenebre. È, ragazzi, se vi piace leggere e vi piace giocare, giochi di società o cose del genere, questo è un libro che fa per voi. Come questo ce ne sono altri. Io vi consiglio questo perché questo è quello che ho fatto. Ci sono, boh, ma cose che sono. Ma 20-30 libri? Non mi ricordo, ma una follia. Tut, tutti su questo è una storia che va avanti per 20-30 libri e tu praticamente durante il libro devi prendere delle decisioni, devi um, superare delle sfide, devi uh, scegliere degli, degli oggetti o dei poteri con cui poi andrai a combattere o a difenderti. Mm, che ne so, adesso sei a pagina 30, c'è scritto se prendi questa decisione vai a pagina 40, se prendi questa vai a pagina 1. Per ipotesi, quindi puoi anche tornare indietro e magari la decisione sbagliata, muori e devi ricominciare il libro da capo. È, 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 ver è veramente bellissimo. Questo per chi fosse interessato al genere, quindi fantasy gaming, perché è un, gioco, è un libro così, gi giocatelo, leggetelo perché è, è veramente bellissimo. Poi ripeto, so che ce ne sono altri di questo genere, ma io ho questo ho fatto. Ed è veramente, veramente subito. Mi ha fatto scoprire il mio fratello minore. E, e giochiamo spesso insieme. Magari io leggo e lui prende le decisioni o viceversa. Per dire. Possono, lo anche per i cavoli miei. Questo è ovvio. Ne ho una Maria. Adesso ne ho preso solo uno solo perché ne ho di là appunto una ventina e, e ce ne mancano. Figuratevi voi. È veramente bellissimo e ve lo consiglio veramente, veramente tanto, ragazzi. Ripeto per chi fosse interessato: si chiama I Signori delle Tenebre. Lupo Solitario. Ok? Questa qui è edizione Vincent Books. Sì, Joe Dever, Signori delle Tenebre, Vincent Books. Ragazzi, è uno spettacolo veramente. Ve lo consiglio tantissimo. Poi, invece, comunque, per quanto riguarda altri tipi di libri, in questo caso magari prendiamo ad esempio i classici, buoni, vecchi, romanzi storici, di cui sono appassionato perché io ho sempre avuto una predizione per la storia. Mi piace tantissimo, già da quando ero a scuola, mi piaceva leggere libri. Quindi, ragazzi. Chi potrebbe interessarmi, senza nulla togliere a nessuno, per carità, in particolare di autore italiano, archeologo, che fa romanzi storici? Valerio Massimo Manfredi, e chi se no, che è un po' sparito, quello mi dispiace, però ho letto, non dico tutti perché sarebbe una bugia, ma una marea, una marea dei suoi libri, e tutti, chi più chi meno, per carità, mi sono piaciuti. Ma, cioè, una delle mie saghe preferite, che oltretutto ce l'ho qua davanti in questo momento, questo che cos'è il numero 3? Vabbè, è tanto uguale, Alexander. Alexander, Io l'ho amato tantissimo. Eh, mi ha preso. Da matti mi sono mangiato tutti e tre i libri in un modo <ride> incredibile, ma come quello, tutti i suoi, tutti, anche quelli che tendono più al fantasy come può essere la Torre della Solitudine, mi hanno preso talmente, per quanto poi possono essere strani perché anche il finale stesso è un po' particolare, è punto fantasy perché comunque ci sono cose paranormali, nonostante questo mi è piaciuto da matti il suo libro preferito, il, il mio libro dei suoi preferito, che è oltretutto è il mio libro in generale preferito, è Idi di Marzo. Non so se l'avete mai letto, nel caso leggetelo. Praticamente, ovviamente, già dal titolo si capisce: tratta mh, gli ultimi momenti della vita di Giulio Cesare, tutto quello che è successo. Ovviamente romanzato, per carità, ma è di una bellezza incredibile. Una descrizione incredibile io sono veramente un suo grandissimo fan e mi dispiace non averlo mai conosciuto mai conosciuto un parolore, anche solo incontrato è, è, è un mito cioè ragazzi, è un, per me Valerio Massimo Manfredi è una leggenda per quello che rappresenta è un grande autore, è un grande archeologo è, dicono che sia anche una grande persona, chi l'ha conosciuto dicono che sia anche una brava persona cioè, è un mito è un mito, ma a volte di quello c'è anche lo scritto lo scudo di Talos che mi è piaciuto tantissimo l'armata perduta L'ultima regione di cui, da cui poi è stato tratto un film che, però, mamma mia, il film non guardatelo, perché, ragazzi, è, è veramente inguardabile, cioè è tremendo. E comunque, per lasciare spazio anche agli altri, non posso concentrarmi solo su Valerio, <ride> Maximo Manfredi. Non mi permetto di chiamarlo un... Valerio manco gli dassi, del tu. Uh, mi, pi mi piace anche come autore, Bernard Cornwell. A me è piaciuta tantissimo la sua saga di Excalibur. Non so se è un fantasy... È un storico fantasy fondamentalmente cioè ovviamente è tutto inventato e quello grazie al cavolo ma non lo definisco completamente fantasy perché non, non ci sono creature mitologiche o cose simili c'è un pochino ogni tanto di paranormale che però non capisci se è effettivamente è paranormale o è una cosa dovuta a una determinata situazione o cose del genere però è veramente bellissimo sono cinque libri Excalibur si chiama Bernard Cornwell, leggetelo se vi interessa perché è descritto in un modo in... è vecchio molto vecchio però... <ride> Però sono dei mattoni, ma sono bellissimi. Anche quelli mi hanno preso da matti e me li sono mangiati tutti. Una bellezza incredibile leggere determin. Quando ti prendo una lettura c'è poco da fare. Può essere anche un libro di 500-600 pagine, ma nel giro di pochi giorni te lo finisci. <ride> c'è poco 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 da fare. Ho provato anche a leggere Wilbur Smith: L'Uccello del sole. Molto carino, ma mm, preferisco magari piuttosto. Scusate, piuttosto. Maria Massimo Manfredi, o appunto Bernard Cornwell. Ho provato, anzi mio padre mi ha consigliato Cliff Kusler, spero di averlo pronunciato bene, non l'ho mai letto, potrei recuperarlo senza problemi. Proviamo, tanto cos'ho da perdere, niente. Poi, per ultimo, ma non per ultimo, volevo farvi vedere questo libro. Non so onestamente di chi sia, nel senso, sì, c'è scritto grazie al cavolo, non lo conosco assolutamente come autore per altre opere, ma questo libro mi è piaciuto da matti se non è allora come vi dicevo, Idi di marzo è il mio libro preferito. Questo è il secondo, quasi a pari merito perché... però a parte anche già vantaggiato. Perché Annibale per me è sempre stato il non plus ultra a livello storico. Io ho una passione per la vita di Annibale incredibile! Per tutto ciò che ha fatto, per ciò che rappresenta, perché comunque sì è vero, è Ha stato... uscito un sacco di gente per le guerre, tutto quello che volete. Ma aveva. Una determinata mentalità, eh, è rimasto fedele a se stesso fino all'ultimo secondo. È un mito, per me Annibale è una leggenda. È, tutto è partito da suo padre Amilcare, quando combatteva contro i Romani, che poi se n'è andato in Iberia, senza stare adesso se non voglio fare una lezione di storia, facciamo una cosa molto breve. Lì è morto durante una scaramuccia contro gli Iberi. Lui, Annibale ha preso il comando insieme con fratelli, cugini, parenti, zii, compari, nipoti, come dice qualcun altro. E poi da lì ha deciso, per varie motivazioni, di invadere. Roma passando per le Alpi in pieno inverno, cosa che nessuno sospettava, cioè ha fatto cose che per allora erano impensabili e lui le ha fatte. Ed è arrivato a un passo da conquistare Roma, signori, da solo perché nessuno lo aiutava. Sì, qualche popolo si era unito a lui nel percorso, alcuni no, alcuni sì. La sua madre patria lo aveva abbandonato già da tempo. Le aveva girato i spari quando lui chiedeva aiuto, non lo aiutava. cioè... E nonostante questo, quando però loro hanno avuto bisogno, lui è tornato per l'amore della patria, e del suo popolo, cioè ragazzi. La storia di Annibale è bellissima e questo libro mi è piaciuto tanto 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 perché secondo me è descritto bene, è fatto bene, non dico che sia perfetto, è romanzato anche questo per carità, ma è veramente un gran libro, è veramente un bel... ripeto, io non so neanche David Anthony Dura, non lo conosco come autore al di là di quest'opera, ma questo per me vale tutto, vale tantissimo. È... È bellissimo, ragazzi! Se vi interessa la storia, vi interessa come me Annibale o comunque questo genere di cose, guerre, romani, eccetera, eccetera, questo è un libro che vi consiglio, ve lo faccio rivedere. Annibale di lui. Nel caso doveste mai leggerlo, fatemi sapere cosa ne pensate perché è, è, è stupendo! Non io non ho altre parole per descrivere quel libro, come appunto anche i di Di Marzo di Valerio Massimo Manfredi e come quasi tutti i libri di Valerio Massimo Manfredi, che come dicevo però sono un po' di parte perché è il mio autore preferito. Ragazzi questo video può finire qui, se vi verranno in mente altri libri di cui parlare così ne faremo altri sicuramente, mm, dovrò andare ovviamente a ricercare perché come dicevo purtroppo non li ho più sotto mano, però non dovrebbero essere problemi, <ride> non dovrebbero esserci problemi. Ragazzi grazie di aver visto anche questo video, grazie a tutti i nuovi iscritti, grazie di tutto. Prossimo video dei miei hobby molto probabilmente sarà sui manga, per l'appunto dato che adesso abbiamo fatto i videogiochi, abbiamo fatto i libri, passiamo ai manga. Poi passeremo magari serie TV, film, anime, magari gli anime i film, magari li unisco adesso. Vediamo un po', vediamo un po' cosa fare. Anche perché di quello è un mondo enorme che se ne potrebbe parlare all'infinito. Ehm... Per quanto riguarda le mie condizioni, per l'appunto sono stampellato, nel senso che sono bloccato, uh, seduto o sdraiato perché le masse appunto sono cresciute come dicevo e, e mi fanno un male tremendo. Ogni passo quasi, praticamente, è quasi per l'appunto una coltellata, quindi vado giù con due stampelle, per adesso sembra che non hanno intenzione di andarsene fuori dalle scatole, quindi vedremo, speriamo che con l'inizio del secondo ciclo chimioterapeutico le cose vadano a migliorare. Spalanchiamo le braccia e speriamo! Oh ragazzi, grazie di tutto, buona giornata, buona continuazione, buon tutto! Vi auguro ogni bene, so che come mi è stato scritto ci sono delle persone che non stanno bene, o comunque sono vicino a delle persone che non stanno bene, che hanno il mio stesso tumore, che ne abbiano altri, messi molto peggio purtroppo, vi auguro veramente di guarire, vi auguro ogni santo cielo di bene, veramente, nessuno vi capisce come chi c'è dentro veramente tanto tanto amore tanto tanto cuore ragazzi buona giornata buona continuazione buon tutto